una grandissima quantità di fango ha invaso la via Cristoforo Colombo di Roma in direzione Eur. È un'immagine davvero spaventosa quella che si è mostrata oggi, 11 settembre 2019, ai cittadini romani in conseguenza di un incidente stradale che ha visto coinvolto un camion pieno di fango residuo dei lavori della metro C. L'autista stava conducendo il mezzo in una delle arterie più importanti della capitale per consegnare il materiale a bordo della discarica. Purtroppo qualcosa non è andato come sperato. Infatti l'autobus dell'Atax si sarebbe immesso nella corsia della Colombo senza andare a rallentare. E così stava transitando una Renault Clio che è stata costretta a frenare all'improvviso, alle spalle sopraggiungeva il camion che per evitare l'imminente impatto avrebbe inchiodato in maniera immediata. La, diciamo così, forza prodotta dal riflesso dell'autista avrebbe scatenato la fuoriuscita del fango che copioso avrebbe strappato di netto i terreni del TIR, andandosi a riversare direttamente nelle automobili e sull'asfalto di fronte a lui. A riportare le conseguenze più importanti, un'Audi di colore grigio scura, avvolta dalla valanga composta da un mix di acqua e di terra. A bordo l'automobilista che per fortuna è uscito sano e salvo dal veicolo, ma è rimasto scioccato. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi se vi va, commentate al prossimo video da Leandro, narratore italiano.